Penso che qui in arena chiunque ha nella propria playlist questo brano. Gli incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col topo barba che sa di pioggia, era 24 ore perduti nel Corriere della Sera, nel vai e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tarli, perché ha paura del sesso o per la smania di successo. E scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, viviamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può, faccia mai come siamo, senza violentarci più con nerosi e gelosie, perché questa vita stende e che senso dorme o muore, oppure fa l'amore. Sete di avventura, per chi ha studiato da prete o per vent'anni di galera, per madri che non li hanno mai svezzati, per donne che li ha rivoltati e persi, o solo perché sono dei persi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi. Addio delle città e dell'immensità, giù noi siamo in cielo, e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo. Un uomo solo. Signore e signori, Tipu! Ilmo! Grazie! Grazie! Grazie per questo immenso regalo che poi noi abbiamo avuto l'onore di collaborare 7 anni fa cantando Pierre, che è uno dei brani più belli, e per noi è stata un'emozione incredibile, indescrivibile. Ed essere qui all'Arena di Verona con voi è indimenticabile, davvero. È incredibile pensare che di nuovo dopo più di 50 anni di carriera, sold out a San Siro, Tre concerti all'Arena di Verona. Già due, di nuovo. So che sono sold out. E il 1 ottobre un'altra data. Ragazzi, io lascio il volo e me ne vado con i Pooh. No, ma aspettate. No, stai bene col volo. Ho una curiosità, no? Perché siccome fra 50 anni anche noi vorremmo fare San Siro, Tre Arena. Scusate, quindi ci date un consiglio. Qual è stata la forza dei Pooh? Allora, noi non abbiamo mai seguito le mode.
non fatelo nemmeno voi e sarete sempre personali. Il mio consiglio invece vuole essere questo: voi siete in tre, da soli rappresentate il 30%, ok? Insieme rappresentate invece il 3000%. Questa è la forza del gruppo, ricordatevelo. Grazie. Io credo che il vero segreto del successo dei Pooh sia stata un po' di talento e tanta passione. Lo stesso talento e la stessa passione che vedo nei vostri occhi.